Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo delle patologie dei capelli e del cuoio capelluto e per farlo siamo in collegamento con il dottor Antonio Soverina, che è medico chirurgo, socio della Società Italiana di Tricologia, delegato regionale della Società Italiana di Tricologia e iscritto al pubblico registro dei medici tricologi. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, grazie per il gradito invito. Dottore, abbiamo assistito recentemente nei pazienti affetti da Covid-19 ad un'importante caduta dei capelli nel periodo successivo a quello della malattia. Il virus quindi ha influenza anche sui capelli? Allora, è vero, una delle sequele dell'infezione da coronavirus è proprio questa importante caduta di capelli. Mi è capitato qualche caso a studio e anche confrontandomi con altri colleghi nel resto dell'Italia ci siamo accorti che effettivamente questa caduta esiste. Ora, perché questa caduta avvenga non è chiaro. Se il virus possa influenzare effettivamente l'attività del follicolo pilifero non è noto. Le cause potrebbero essere tre. La prima, le terapie farmacologiche che vengono utilizzate in pazienti affetti da Covid-19, in particolare ci riferiamo agli anticoagulanti che fra loro hanno effetti collaterali riconosciuti, come ad esempio una caduta di capelli. Può essere riconducibile allo stress che hanno avuto questi pazienti, stress dal punto di vista fisico ma anche psichico. Ricordiamoci che ci sono state delle ospedalizzazioni importanti per questo problema in terapia intensiva con ulteriori terapie farmacologiche e che i pazienti comunque sono stati isolati per tantissimo tempo, quindi questo sicuramente può aver influito su quella che è l'attività del follicolo pilifero. Diciamo che la caduta si manifesta come quello che viene definito telogen effluvium, vale a dire una caduta di capelli in una fase finale del loro ciclo, quindi ci deve essere un qualcosa che ha provocato questo arrivo del capello nella fase finale. Attualmente non è conosciuto, i pazienti sono veramente tanti, generalmente si riesce a gestire tranquillamente il problema con un po' di pazienza e starando la terapia adeguata. Dottor Soverina, è vero che i pazienti che geneticamente sono predisposti alla calvizie debbano rassegnarsi all'idea di perdere i capelli? Allora, non è proprio così, nel senso che innanzitutto se teorizziamo un po' la situazione, pazienti predisposti alla calvizie, stiamo parlando dell'alopecia androgenetica, quindi della classica calvizie dell'uomo. Ora, la cosa vera è che un paziente predisposto alla calvizie che non segue alcun tipo di terapia, a quel punto sì, deve rassegnarsi all'idea di perdere i capelli. La cosa importante è invece instaurare una terapia adeguata e corretta, instaurare questa terapia in una tempistica adeguata. Il fattore tempo è fondamentale, perché in caso di calvizie comune, quindi dell'alopecia androgenetica sia maschile che femminile, è importante intercettare il problema in un tempo adeguato, perché l'obiettivo della terapia non è tanto quello di far ricrescere i capelli, ma quello di, diciamo, congelare la situazione, quindi evitare che il diradamento vada avanti. Per cui è importante contattare un medico in una fase precoce del diradamento, instaurare una terapia, seguire la terapia nel tempo e rivalutarla anche nel tempo con il proprio medico. Questo è il passo per il, diciamo, successo terapeutico. Per quanto riguarda invece coloro che non vogliono seguire delle terapie mediche, possono effettuare una chirurgia? Allora, questa è un'informazione sbagliata che molte persone hanno. Chiariamo subito che la chirurgia non può essere considerata una alternativa alle terapie mediche, ma le due cose, quindi terapia medica, quindi farmaci, e terapia chirurgica, quindi autotrapianto di capelli, devono viaggiare di pari passo. La terapia medica ha lo scopo di stabilizzare la situazione, quindi cercare di potenziare il più possibile quella che è la capigliatura presente sullo scalpo. La terapia chirurgica invece
avviene, gioca successivamente, quindi nel momento in cui si è stabilizzata la situazione dal punto di vista medico, a quel punto si può migliorare la situazione dal punto di vista estetico con la chirurgia, ma senza tralasciare la terapia farmacologica. Le due cose devono viaggiare insieme per avere un successo terapeutico che sia duraturo nel tempo, perché questo è importante, essere duraturo nel tempo, un risultato che nel corso degli anni non tenda comunque a scomparire. Quindi i capelli, oltre a cadere per la calvizie comune, cadono anche per tanti altri motivi. L'autoimmunità, dottore, ad esempio, che ruolo ha? Allora, questo è un punto importante, nel senso, ha detto bene lei, i capelli cadono per tantissimi motivi e questo già ci spiega perché non esiste la lozione per capelli oppure quella pillola magica che fa ricrescere i capelli. Bisogna innanzitutto fare una diagnosi, capire perché questi capelli sono caduti e successivamente intervenire. Fra i vari motivi di caduta di capelli esistono anche quelli dovuti al sistema immunitario. Il sistema immunitario è quello che generalmente ci difende. No, dagli agenti esterni, da virus, batteri, alcune volte può avere delle informazioni sbagliate, quindi anziché prendersela con un qualcosa di esterno, se la prende contro una parte del nostro corpo. Esistono diversi tipi di disturbi di tipo autoimmunitario. Ad esempio c'è la categoria delle alopecie cicatriziali, vale a dire quelle che formano una vera e propria cicatrice sul cuoio capelluto. Ne cito due che sono poi le principali, ad esempio il lichen planopilare oppure il lupus erythematosus discoide. Si chiamano cicatriziali proprio perché formano cicatrice e noi sappiamo benissimo che sulle cicatrici i capelli purtroppo non possono crescere. Quando ci facciamo male, ci facciamo una ferita in testa, i capelli lì non ricrescono. Altre forme non cicatrizzali ma sempre autoimmuni, quindi dovute al sistema immunitario che attacca i nostri capelli, può essere ad esempio l'alopecia areata, quindi le classiche chiazzette che si vedono sulla barba, in testa, che spesso sono considerate come una conseguenza dello stress. Non è lo stress perché tutti quanti siamo stressati, tutti quanti avremmo queste chiazze addosso. Ci deve essere una predisposizione per la quale spesso, anche in seguito a periodi di stress, il sistema immunitario viene attivato e se la va a prendere contro questi capelli. Ora, un'altra domanda, mi permetto di fare anche io delle domande, me le faccio da solo, che interessa un po' le forme autoimmuni, sono reversibili? Allora, alcune sì, alcune no. Ad esempio, le forme cicatriziali, come abbiamo detto, nel momento in cui formano una cicatrice, non possono poi essere reversibili, quindi con una terapia non è possibile far ricrescere i capelli. La terapia deve mirare a fermare il processo infiammatorio per evitare che la alopecia vada avanti. Nelle forme areate, invece, l'alopecia areata è un problema un po' imprevedibile, lo dico sempre ai miei pazienti, nel senso che a volte la chiazzetta si ricopre, a volte invece va ad allargarsi interessando un po' tutto il corpo. L'importante è instaurare la terapia corretta. La terapia corretta è una terapia farmacologica, quindi non rimedi casalinghi, ma dei farmaci che vadano comunque ad agire sul sistema immunitario e seguire la terapia nel tempo. Poi piano piano si vede di trovare la strada giusta. Dottor Soverina, le terapie farmacologiche possono avere effetti avversi? Ecco, allora partiamo dal presupposto che ogni tipo di farmaco ha degli effetti avversi, ma anche gli alimenti, per dire, un pezzetto di torta lo mangio io e non mi succede niente, lo mangia una persona diabetica invece qualche problemino glielo dà. Per cui è importante sempre instaurare una terapia farmacologica facendosi seguire da un professionista, facendosi seguire dal medico. Il medico a quel punto metterà sul piatto della bilancia da una parte gli effetti avversi, da una parte invece i possibili benefici che ne deriveranno dall'utilizzo della terapia, e a quel punto la terapia si imposta. È da valutare, oltre al farmaco in sé, anche il paziente che deve assumere il farmaco. Non tutti i pazienti possono essere adeguati per una terapia farmacologica, per questo non esiste la terapia per il problema dei capelli, ma la terapia va individualizzata. Effetti avversi, poi facendosi seguire da un professionista, sono tranquillamente controllabili, per cui nel caso in cui si dovessero verificare,
il medico sarà in grado di intervenire per andare ad eliminare questi possibili effetti avversi, che comunque sono probabilisticamente parlando molto bassi come percentuale di presentazione. Quindi io direi che facendoci seguire da un professionista si può andare molto tranquilli nella terapia. Dottor Rossoverina, lei cosa ne pensa dei consulti online? Bella domanda. Allora, questi consulti online vanno molto di moda, soprattutto ultimamente. Diciamo che è stata un po' cavalcata quella che è l'ondata successiva a quelle che sono le restrizioni dovute al periodo coronavirus, per cui sono sbocciati tantissimo questi consulti online. A mio parere, in tricologia questi consulti non sono fattibili, non sono possibili, perché comunque la tricologia richiede delle indagini diagnostiche, delle manovre diagnostiche che solo un medico di persona può fare. Questo lo dico anche contro i miei interessi, perché io sarei veramente ricco se avessi fatto i consulti online. Però non mi è capitato poche volte di essere davanti a un paziente che, vedendolo, mi dava l'idea di un tipo di disturbo, di una patologia, e poi successivamente facendo la visita, facendo la tricoscopia, che è una indagine che è fondamentale, che io faccio in tutti quanti i pazienti, facendo la tricoscopia effettivamente scoprivo che non era quello il problema del paziente, ma effettivamente c'era ben altro. Per cui se io mi fossi soffermato semplicemente a parlare con il paziente, a fargli qualche domanda, avrei sicuramente instaurato una terapia errata che poi non mi avrebbe dato risultati, il paziente sarebbe stato scontento, io più di lui, perché io sono contento quando riesco effettivamente ad aiutare le persone. Eh sì, dottore, assolutamente sì. E quindi, dottore, nel momento in cui si verifichi un problema ai capelli, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? L'unica cosa da fare effettivamente è consultare un medico che sia esperto nelle patologie dei capelli e del cuoio capelluto, prendere appuntamento e fare una visita di persona, quindi non chiedere informazioni, ad esempio mandando fotografie tramite WhatsApp o tramite mail, perché un medico serio a queste richieste di informazioni non dà seguito. L'unica risposta che può dare è prendiamo un appuntamento e facciamo una visita. Solo in questo modo si può pensare di riuscire a risolvere il problema e di gestirlo nel tempo, altrimenti è tempo perso, soldi persi e poi c'è anche un affaticamento di tipo mentale, perché una persona comunque inizia un tipo di terapia sperando i risultati che poi effettivamente non arriveranno mai. Per cui il consiglio che do sempre è consultare un medico, magari che sia anche vicino alla zona di appartenenza, in modo da riuscire ad instaurare un certo tipo di rapporto e di dialogo con lo stesso. Dottor Soverina, io la voglio ringraziare per tutti i consigli che lei ha dato questa sera a tutti i nostri telespettatori che hanno problemi di calvizie. E grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a lei per l'invito. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.